Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV. Torniamo ora sui mercati, ben ritrovati alle Fonti Rush Hour. Come possiamo vedere, le borse in netto calo dopo le nuove misure a livello europeo, non solo in Italia. Il DAX di Francoforte cede quasi il 3%, CAC era meno 1,14%, il FTSE MIB meno 1,15%. Andiamo a vedere intanto il mercato obbligazionario, altrettanto interessante il decennale italiano. Rende lo 0,71. Ovviamente questi sono i livelli anche dopo la conferma dell'S&P che abbiamo visto questo venerdì a mercati chiusi. Lo spread tra il BTP e Bund a quota 128 punti base. Per quanto riguarda invece i futures americani, stiamo vedendo netto calo anche a Wall Street a 8 giorni dalle elezioni. Non c'è alcun passo in avanti per quanto riguarda il secondo pacchetto di stimoli fiscali che avrebbe dovuto essere già lanciato. Tra l'altro, Dow cede 1,30%, l'S&P 500 0,80% sotto la parità e Nasdaq è l'unico indice sopra la parità, però veramente in maniera estremamente modesta, guadagna soltanto 10 punti. Noi torniamo velocemente in Italia perché andiamo a vedere nel dettaglio le misure introdotte dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa, ovvero il nuovo DPCM, nuova stretta per contenere il virus. Con ovviamente l'aiuto della nostra grafica stiamo vedendo i punti principali: chiusura dei teatri, sale concerto e cinema, una decisione particolarmente difficile tra le altre ha detto Conte. Poi abbiamo anche ristoranti e bar chiusi dalle 18, il decreto a decorrere dal 26 ottobre 2020 fino al 24 di novembre, le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18. Poi abbiamo visto anche i centri commerciali che resteranno aperti nel weekend e la didattica a distanza per le scuole superiori è prevista almeno al 75%. Stop a palestre e piscine. Abbiamo visto anche nessun spazio per professionisti disordini. Il Premier ha spiegato che le proteste ci sono e ci mancherebbe, se fossi dall'altra parte anche io proverei rabbia contro misure del governo, anche se direi di aspettare e vedere il sostegno economico che sarà cospicuo. Parlando di sostegno economico, ovviamente il ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri ha già detto che ci saranno degli indennizi entro metà novembre, ristori per 300-350 mila di aziende. Le realtà interessate dai ristori sono molte, sono più di 300 mila, forse 350 mila, tutte le aziende ed esercizi pubblici che sono oggetto delle ristorazioni introdotte dal DPCM, delle restrizioni scusate introdotte dal DPCM. Intervistato al TG1, parlando delle forme di aiuto previste dall'esecutivo, il ministro dell'economia ne traccia un quadro: sappiamo di chiedere un sacrificio importante e necessario a contenere il virus, e quindi per tutti costoro ci saranno questi indennizi che sono solo una parte delle misure. Poi avremo per 3 mesi il credito di imposta sugli affitti, l'eliminazione della rete IMO e poi naturalmente la cassa integrazione per i lavoratori e l'indennità di 1000 euro per i collaboratori. Insomma, una situazione abbastanza difficile. Abbiamo visto, stavo parlando delle parole ovviamente che ha rilasciato Conte durante la conferenza stampa per quanto riguarda anche le proteste che abbiamo visto nel weekend a Napoli, però le proteste continuano sia a Napoli che a Roma. Insomma, una situazione molto complessa. Tra l'altro abbiamo anche i mercati molto intimiditi dopo queste nuove introduzioni, perché senz'altro arrestano almeno per il momento, ecco, la piena ripresa dell'economia che era già partita. Abbiamo visto anche il rating del Standard & Poor's rimasto a BBB con outlook addirittura a positivo, che ha senz'altro sorpreso. Noi siamo in compagnia di Nicola Para, trader. Buongiorno Nicola, ben ritrovato. Ciao Alexandra, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Nicola, aiutaci un po', ecco, di capire gli atteggiamenti futuri più che altro dei mercati, perché senz'altro
questo di PCM è venuto un po' a sorpresa perché c'è stata un'impennata poi negli ultimi 3 giorni ancora più forte rispetto a quella precedente. Che cosa possiamo aspettarci d'ora in avanti anche come livelli operativi? Perché stiamo vedendo che la piazza che perde di più è quella, ecco, una delle più amate, ovvero il DAX di Francoforte. Sì, Alessandra, guarda, vado subito sul DAX, così posso anche magari condividere il mio grafico e il mio schermo. Una piccola introduzione, non penso di essere l'unico a dirlo, anzi uno dei tanti che forse sostiene che queste misure siano state un po' troppo forti, un po' troppo, insomma, stringenti e ovviamente dannose dal punto di vista economico-finanziario. E chissà quanto beneficio danno in termini sanitari. D'altronde è una bilancia, no? Che bisogna controllare e dosare con grande attenzione. Sono sincero, non vorrei essere in questo momento nei panni dei vari capi di governo, però è chiaro che il calcolo da fare è sempre a quante persone salvo la vita dal punto di vista quindi sanitario con queste restrizioni e quante invece rischio di ammazzarne nei prossimi 3, 5, 10 anni a causa di stress, malattie, fame, insomma, di situazioni economiche non favorevoli che poi portano anche a malattie, stress, problemi e anche chiaramente ugualmente alla morte come può fare un virus, no? Non è una novità che per ogni punto di PIL di recessione si possono stimare e calcolare un certo numero di morti nella popolazione, no? Perché chiaramente una persona che vive con meno risorse e con meno entrate si cura di meno, si ammala, si nutre in maniera non corretta, insomma, poi possono emergere delle complicazioni negli anni che possono portare anche al decesso di una piccolissima percentuale di queste persone, insomma, sono calcoli cinici che non vorrei mai dover fare, però è chiaro che spero vivamente che le misure che ha preso il governo prevedano alla base l'aver fatto questi calcoli e avere considerato che nel complesso moriranno meno persone di Covid grazie a questo nuovo decreto rispetto a quelle in più che moriranno, diciamo così, tra virgolette, di fame. Io non sono d'accordo, per me il calcolo è errato, però insomma speriamo non abbiano sbagliato, ce lo auguriamo tutti, anche se tanti come me purtroppo non sono d'accordo perché le Sì. misure sono forse state un po' troppo esagerate. No, sì, Allora, vado. poi comunque Gualtieri, il ministro dell'economia, ha promesso gli indennizi, però speriamo che arrivano in una maniera un po' più puntuale rispetto alla cassa integrazione che abbiamo visto ovviamente nella prima ondata e non solo, speriamo che arrivino perché il bonus biciclette, per esempio, non lo so se tu hai fatto l'application, riparte a novembre. Sì, non l'ho fatto quello personalmente, avevo fatto a livello familiare, l'ho fatto mia moglie quello del bonus vacanza che non abbiamo nemmeno ancora usato perché a un tentativo di utilizzo molte strutture, un paio di strutture che abbiamo chiamato non lo accettavano e poi insomma con tutte queste restrizioni diventa anche difficile, no? Muoversi, spostarsi, adesso non ho capito bene se. Per esempio, i centri termali sono chiusi, però se hanno anche se sono semplicemente dei centri con albergo e piscina termale, allora sono aperti, quelle naturali no, insomma, poi è sempre difficile capire nel dettaglio se qualche scappatoia per rimanere aperti c'è piuttosto che no. Sicuramente, ripeto, io sono il primo che facciamo di tutto per contenere la diffusione del virus. Ma tutto quello che non costa troppo a livello economico-finanziario, banalmente una mascherina non costa niente a livello economico-finanziario, io me la metto senza problemi sul naso, sulla bocca, ovunque vado, nel dubbio, no? Tanto non faccio nessun danno economico mettendomi la mascherina, no? Quindi nel Senz'altro. dubbio, perché non provare ad ottenere un beneficio sanitario? Ben venga, se però facciamo cose che costano troppo a livello economico-finanziario, il rischio e insomma il beneficio sanitario è piccolo o stimato non così grande,
allora forse è quasi meglio rischiare e non farle, però insomma vedremo gli sviluppi, dai. Allora, torniamo velocemente sui mercati perché già ci stanno arrivando un po' di domande. Partiamo come abbiamo detto dal DAX e poi andiamo velocemente sul Nasdaq che ci chiede Salvatore. Sì, guarda Alexandro, sono già andato velocemente sul DAX, purtroppo stiamo rompendo al ribasso i minimi della giornata di giovedì, che sono un livello molto importante non solo perché rappresentano questo minimo qua, un minimo settimanale, ma non so voi se vedete il mio schermo, dammi conferma, Sì, ma anche, perfettamente. benissimo, ma anche perché non sono solo il minimo settimanale di settimana scorsa, ma erano stati anche un minimo molto importante durante il mese di settembre. Fine settembre abbiamo fatto questo minimo di ripartenza uguale a quello di giovedì e poi siamo ripartiti con grande spinta e forza al rialzo. Quindi massima attenzione perché chiudere la giornata al di sotto di quest'area di 12.300 punti, poco più, sarebbe davvero pericoloso sul DAX. E ti faccio vedere anche magari in ottica più di medio periodo. Quello che è successo sul DAX un po' da giugno, no? Dopo la grande salita da fine marzo fino agli inizi di giugno, ci siamo in qualche modo arenati, ci siamo in qualche modo fermati fra questo massimo di giugno, l'area dei 13.000 punti e poco più, siamo andati sopra di pochi punti, ma di poche centinaia di punti, ma sempre tornati indietro, e allo stesso modo abbiamo segnato un minimo di guardia molto importante, sempre a giugno, a 11.600 punti. Ora, in questo momento è un minimo molto lontano, non ci preoccupa per adesso, ma se i mercati dovessero scendere nei prossimi giorni, fra Covid e presidenziali USA, due market mover molto importanti, dicevo, dovessero scendere fino addirittura a finire sotto questo livello, allora l'impostazione grafica del DAX diventerebbe short anche di medio periodo e non solo di breve, come lo è già da un paio di settimane. Ecco, allora andiamo a vedere anche il Nasdaq perché sto dando un'occhiata in questo istante ai futures e anche Nasdaq in questo momento è sotto la parità, ovviamente moderatamente 0,05%. Ci chiede Salvatore un'analisi sul Nasdaq Sì, intraday. volentieri il Nasdaq, guarda, l'ho già messo in condivisione. Qui la situazione è diversa perché se i mercati europei, esempio il DAX, si sono fermati in una sorta di lungo e ampio laterale dal mese di giugno, la stessa cosa l'hanno fatto gli americani però da settembre. Lo vediamo bene sul Nasdaq, ci sono dei massimi a 12,4%, che solo se superati al rialzo mi faranno dire che il mercato è tornato long. Al tempo stesso ci sono dei minimi importanti in area 10.800 punti, che solo se rotti al ribasso mi faranno dire al contrario che il mercato è diventato ufficialmente short, un po' come quell'11.600 punti di DAX di cui parlavo prima. In questo momento però il Nasdaq, nonostante tutto, nonostante il Covid, nonostante una settimana di ancora di attesa per l'esito delle presidenziali USA, nonostante tutto è già da parecchi giorni, già dal 19 di ottobre, che non ha la forza di rompere al ribasso, che i ribassisti, i venditori, non hanno la forza di rompere al ribasso gli 11.600 punti. Tutte le volte che ce l'hanno fatta, soprattutto nella giornata di giovedì, sono stati palesemente poi riassorbiti e respinti verso l'alto. Quindi ogni volta che il mercato arriva in area 11.600 punti oppure va sotto, scattano gli acquisti, ci sono degli investitori, degli operatori che sistematicamente si mettono a comprare Nasdaq e lo riportano al rialzo. Quindi in una situazione in cui io non sapessi che c'è il Covid e non sapessi che ci sono le presidenziali USA, dovessi solo fidarmi del grafico e guardare il prezzo e le dinamiche che si sviluppano sul Nasdaq, sarei assolutamente long. E te lo confermo perché, insomma, adesso anche in apertura si è confermata questa tendenza. Siamo saliti con grande forza, poi qua ci sono le trimestrali, Microsoft, Apple, insomma, ci sono tanti temi, che sono specifici del Nasdaq.
Però insomma mi sento di essere in questo momento, perlomeno nel breve periodo, positivo sul Nasdaq. Ecco, hai detto che ci sono tanti fattori da considerare, come per esempio anche le elezioni. Tra l'altro più di 60 milioni di americani hanno già votato, quindi un po' la data del 3 novembre, non dico che diventi simbolica, però già 60 milioni hanno votato, quindi quanto è importante appunto continuare ad osservare l'andamento politico negli States. È fondamentale, Alexandra, perché lo sappiamo, poi ogni volta che c'è un'elezione USA i mercati si muovono in maniera molto direzionale qualche giorno, qualche settimana prima dell'esito, e poi con l'esito effettivo, con il risultato effettivo, continuano a muoversi in maniera molto direzionale, molto forte, o al contrario di quello che hanno fatto prima, oppure vanno ad accentuare, a confermare la tendenza precedente. È ovvio che prima scontano l'esito delle presidenziali e poi, se confermato, si muovono fortemente in quella direzione, o viceversa, se, come è successo con Trump alla sua prima elezione, l'esito è inaspettato, si muovono all'improvviso e ripartono in direzione opposta. Me lo ricordo benissimo, nel 2016 i mercati scendevano una settimana prima dell'elezione di Trump, poi quando è arrivata la notizia della sua elezione sono ripartiti con forza al rialzo. E questo è un elemento importante per dire che piaccia o no, i mercati forse preferiscono Trump. Trump è quel presidente, diciamo, spendaccione, Trump è quel presidente che non si è mai interessato di fare debito, di spendere soldi. Piuttosto che crescere, crescere, fare PIL e produrre il più possibile. Quindi ha fatto debito, ma è cresciuto, ha fatto nuovi massimi dei mercati, ha discusso tante volte con Powell, con la Federal Reserve, lo sappiamo, per tagliare i tassi, per sostenere i mercati in ogni modo e mettere liquidità senza freni e senza pensarci troppo. E quindi forse questo atteggiamento di Trump lo rende fra i due candidati quello che insomma sarebbe più favorevole a farci vedere un rialzo dei mercati. Invece Biden, molto più conservativo, molto più austerity man, se vogliamo, rispetto a Trump, ecco, potrebbe non essere così tanto apprezzato dai mercati. Allora, intanto torneremo poi dopo sugli indici ancora, però intanto ci chiede Francesco un'analisi sul natural gas. Non so se lo stai seguendo tu. Sì, assolutamente, Alexandra, proprio con voi, mi pare a luglio, c'era il tuo collega Giacomo in trasmissione, mentre ero intervistato da lui avevo parlato di questo long di medio-lungo periodo sul natural gas che sto ancora portando avanti, non con tutta la size iniziale, una parte l'ho chiusa, ho chiuso la posizione, ho smobilitato una parte dell'investimento già da qualche mese, però la maggior parte dell'investimento, 2/3 circa, lo sto portando avanti. Il gas è assolutamente ancora impostato al rialzo, qui vi sto facendo vedere il future front, la scadenza di novembre. E continua ad essere assolutamente long. Ha fatto nuovi massimi rispetto al valore di inizio settembre. C'è da dire una cosa molto importante, però, che io ho comprato, Alexandra, il gas su uno strumento che vi faccio vedere subito. È uno spot che fondamentalmente mi dà il valore medio dei prossimi 5 future. Sappiamo che c'è un valore molto diverso fra le varie scadenze dei future, e c'è sempre una situazione di contango. Che cosa vuol dire? Più ci si allontana nel tempo e più le scadenze dei vari future valgono di più. La scadenza di novembre ha un valore di gas, quella di dicembre più alto, quella di gennaio ancora più alto, eccetera, eccetera. Andando a comprare questo strumento, che è uno spot che fa la media dei prossimi 5 future e non scade mai questo strumento, io chiaramente ho avuto un prezzo che in questo momento è per esempio più alto del future di novembre, e sono in guadagno, come vedi, del 90%.
Siamo molto vicini al target del più 100% che avevo annunciato a fine di luglio, quindi un passaggio da $1,70 fino a $3,40, $3,50. Manca poco, il target era raggiungibile, come avevo detto, entro la fine di quest'anno, del 2020. Siamo molto vicini. Una volta arrivati a 3 euro, 3 dollari, perdone, 40, $3,50. Per me abbiamo raggiunto il target e poi si vedrà. Massima attenzione perché il gas statisticamente, come fa dei minimi d'estate, infatti io l'ho comprato a luglio, fa a sua volta anche statisticamente, non è sempre così, dei massimi importanti d'inverno, di solito a fine anno. Quindi ancora un mese e poi ci avviciniamo a quella che può essere la fine di questa corsa al rialzo del gas. Allora, ci sono rimasti più o meno 2 minuti e mezzo e ti chiedo un'analisi del WTI perché oggi abbiamo visto dei movimenti importanti, non troppo importanti, però in questo momento il WTI prezza 38 dollari per barile, quasi meno il 3%. Ovviamente qua sempre sono le notizie quelle che spostano il mercato. Sì, assolutamente. Il petrolio è lo strumento per eccellenza sui mercati finanziari. È quello che racchiude tutto quello che interessa il nostro mestiere di trader. L'analisi fondamentale, quella macroeconomica, quella più tecnica, grafica, la dinamica di prezzo. Sul petrolio è racchiuso veramente tutto. È lo strumento per eccellenza e come purtroppo durante il lockdown, a causa del blocco del mondo, il mondo era fermo e c'era una domanda di petrolio molto bassa, sia da parte dei retail, non facevamo il pieno alla nostra automobile banalmente, sia da parte del mondo più industriale, no? Quindi le aziende erano ferme e a loro volta per trasporti o per la loro attività non consumavano petrolio, possiamo rischiare la stessa cosa. Possiamo rischiare che il crollo di domanda di petrolio si possa ripetere ancora una volta quest'inverno, i lockdown, comunque le restrizioni, i coprifuoco diventeranno sempre più restrittivi. Io non penso che a fine ottobre si possa dire che la situazione migliorerà, non è nemmeno arrivata l'influenza stagionale, figuriamoci cosa succede a novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Quindi siamo fortunati se la situazione non peggiora. Se Quindi, dovesse peggiorare, non stupiamoci se di nuovo il petrolio fa quella cosa che ha fatto ad aprile, cioè finire addirittura con quotazioni negative al di sotto dello zero. Nicola, stai dicendo che il peggio sta per arrivare? Io sto dicendo che sul petrolio farei operazioni molto veloci, solo intraday. E non avrei mai il coraggio sul petrolio di andare long overnight, multi-day, quindi tenere posizioni aperte di notte, perché ripeto, se la condizione della situazione sanitaria del coronavirus peggiora, peggiora anche quella economica, finanziaria, peggiorano i lockdown, peggiorano le restrizioni e il petrolio non può di certo salire come prezzo, non, sarebbe Sì. un'assurdità fuori da ogni logica, può solo perdere ulteriore terreno da questi 38-39 dollari, purtroppo. Grazie, grazie mille a Nicola Para, trader indipendente. Buon pomeriggio e buon proseguimento di questa giornata, Nicola. Alexandra, ti lascio velocemente i miei contatti e ricordo solo al volo il webinar di giovedì alle ore 10:30 sui miei canali social Nicola Para Trading. Pubblicherò il link per la registrazione. Buon trading a Grazie. tutti, buona giornata, ciao! Grazie, noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, però rimanete con noi perché segue l'apertura di Wall Street, saremo in compagnia di Sante Pellegrino e poi dopo di Anna Resti Bontori. Rimanete con noi sulle fonti TV.